come si fa a sperare in Dio? Che cosa si dice a chi sconta un ergastolo? E se a un cristiano che fa politica capita di sporcarsi le mani? Domande pratiche di giovani cristiani a un esperto di vita cristiana. Un esperto che veste di bianco, che è vicario di Cristo e capo della Chiesa Universale e che pure riesce a sentire le cose della vita così come le percepisce l'ultimo dei semplici e a spiegarle con parole di trasparente sincerità. Non è un fenomeno nuovo con Francesco, il Papa degli Umili, e tuttavia l'udienza del 30 aprile scorso in aula Paolo VI con due entità di ispirazione ignaziana, le Comunità di Vita Cristiana e la Lega Missionaria degli Studenti, ne ha offerto un'ennesima dimostrazione. Un'ora e più di domande e risposte con il pontefice che ha messo via il discorso ufficiale, passando a spiegare che la carità o arriva a toccare le piaghe di Cristo nell'umanità o è una pallida imitazione di se stessa. Una cosa che fa la differenza fra la beneficenza abituale e la promozione è che la beneficenza abituale ti tranquillizza l'anima, la promozione ti inquieta l'anima, quella sana inquietudine dello Spirito Santo. Paola, volontaria nel carcere calabrese di Arghillà, ha chiesto a Papa Francesco come si possa trasmettere speranza a un ergastolano quando l'orizzonte della sua fiducia è largo 2 metri quadri e chiuso da chiavi e sbarre. È duro. Cosa dico a quell'uomo? Cosa dico a quella donna? Ma forse dire niente, prendere la mano, carezzarlo, baciarlo, piangere con lui, piangere con lei. Soltanto i gesti che fanno vedere l'amore. Per Gianni il dilemma è coniugare impegno politico e coerenza cristiana. Il Papa è stato energico e schietto, dai il meglio di te, ha detto a lui e a tutti. Se il Signore ti chiama a quella vocazione, va lì, fai politica. Ti farà soffrire, forse ti farà peccare, ma il Signore è con te. Chiedi perdono e vai avanti. Ma si sente, noi dobbiamo fondare un partito cattolico. Quella non è la strada. La Chiesa è la comunità dei cristiani che adora al Padre, va sulla strada del Figlio e riceve il dono dello Spirito Santo. Non è un partito politico. Ma un cattolico può fare politica? Deve. Dalle parole piene di impegno di Tiziana, giovane sarda, è affiorata la fragilità della fede di ogni ragazzo quando la sua buona volontà in campo sociale ed ecclesiale è messa a dura prova da fallimenti o dall'amarezza, ha osservato Francesco, di aver urtato contro lo scoglio della corruzione. Da lì la madre di tutte le domande. Come si può continuare a sperare? Come si fa per capire che Dio non ci abbandona, che Dio è con noi, che è in cammino con noi, ma non sempre si vede questo. Soltanto una cosa della quale io sono sicuro, questo sono sicuro, ma non sempre lo sento. Ma sono sicuro, Dio cammina con il suo popolo. Dio mai abbandona il suo popolo.